Ma ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come avete visto dal titolo e dalla copertina, oggi abbiamo con noi la tenda MH100 Fresh and Black da due posti. Una tenda che mi avete chiesto in tantissimi, sia qua su YouTube, sotto la recensione della Tre Posti e anche su Instagram. E ho detto, lo sapete che c'è, la compro e vi porto questa maledetta super recensione. Sarà una recensione molto dettagliata, come era stata quella per la MT900, dove scenderemo nel dettaglio, parleremo anche di misure, da chiusa, da aperta, andremo a vedere i pesi, se è scomponibile, insomma, tutto quello che serve per far sì che, possiate scegliere o meno questa tenda che, ragazzi, vi stupirà, vedrete. Ma prima di andare avanti, ragazzi, iscrivetevi al canale, è fondamentale, mi raccomando, è vitale arrivare a 1000 iscritti. E mettete anche mi piace al video, ovviamente. Seguitemi anche sul mio canale Telegram, dove porterò ovviamente tutti i link delle cose che recensisco e ovviamente vi porterò anche altre cose fighissime, non vi spoilerò niente. Seguitemi anche ovviamente su Instagram, a Tom Search, trovate tutto in descrizione. Andiamo avanti con questa recensione. Prima di montarla, ovviamente, ragazzi, parliamo della sacca, come si presenta questa tenda. Allora, mi sono segnato un po' di cose ovviamente nel telefono, quindi lo tengo in mano per quello. Vi parlo delle misure appunto da chiusa e troviamo una tenda, una sacca alta 58 cm, larga 15, scusate, profonda esattamente 14. Ovviamente in questo momento non fa testo perché la tenda è nuova, quindi l'ho comprata oggi pomeriggio, quindi è super piegata e voi non riuscirete mai a rimettercela così. Diciamo che ovviamente l'altezza rimane quella, la larghezza rimane quella, semplicemente non sarà schiacciata così, ma sarà un tubolare con un diametro di circa 15 cm, non di più, perché alla fine anche il fatto di questa larghezza che è costretta diventerà leggermente più tozza, ma fondamentalmente non è che cambi di molto, appunto sarà un cerchio di 15 cm. La sacca è molto semplice, materiale basico, nulla, nulla di speciale o nulla di che aspettarsi, comunque una tenda da 50 euro. Andiamo ad aprirla, vediamo un po', è molto semplice, abbiamo due elastici, uno da una parte, se ci riesco, ecco qua, uno da una parte e uno dall'altra e fondamentalmente la tenda è messa dentro appunto questo sacchetto che è molto semplice. Ecco qua, tiro fuori la tenda che è questa qua. All'interno del sacchetto ovviamente troviamo un altro piccolo sacchettino, questo qua. Tengo un attimo la tenda fra le gambe. È questo piccolo sacchettino che è ovviamente cucito alla sacca, quindi impossibile da perdere. Questa cosa qui vorrei fosse su tutte le tende, sulla mia Trek 900, MTK 900, chiamatela come volete. Questo non è cucito alla sacca e quindi c'è la possibilità comunque di perderlo. Sembra una stupidaggine, ma giornata ventosa, siamo in emergenza, dobbiamo montare la tenda. Sapere che questo è unito e quando levo i picchetti non mi vola via è ottimo. Può sembrare una stupidaggine, ma per una recensione così profonda, così curata, voglio dirvi che questo non è una cosa da poco. Troviamo all'interno del sacchetto delle istruzioni veramente semplici, non so se riuscite a vederle, forse c'è un po' di riflesso adesso, forse sì. Sono istruzioni veramente grossolane, dove ti spiega come montare tende e cosa c'è all'interno del sacchetto, ma vi dico ragazzi che queste istruzioni, bello averle, ma sono inutili per una tenda così, fidatevi, è davvero molto molto semplice andare a montarla. Bene, dopo che vi ho parlato di come si presenta da chiusa della sacca, è il momento di andarci ad aprire questa tenda. Che da chiusa è così, eccola qua. Questa è come chiusa da Decathlon, difficilmente riusciremo a richiuderla così, ma andremo a vedere. Forza, andiamo a montarla. Bene ragazzi, andiamo subito a vedere com'è fatta la tenda dall'esterno.
capiamo subito che l'ingresso è frontale, ovviamente abbiamo un'abside, poi andremo a vedere se è abbastanza grande per farci entrare due zaini. Girando vediamo subito, capiamo che ci sono due finestrelle che poi vedremo dall'interno, che si possono aprire, ovviamente solo dall'interno, c'è una destra e una sinistra. Continuando questo giro capiamo che la tenda è molto snella, una larghezza di 130 cm, quindi due persone, due materassini soprattutto, che larghi massimo 65 cm per trovare posto comodamente all'interno della tenda. Capiamo poi che questa tenda può dare l'impressione, perlomeno lo dà a me, non so a voi, che sia quasi un po' troppo alta, non lo so, dà l'impressione che sia un po' sbilanciata verso l'alto la tenda e che magari sia un po' sacrificata ai lati, poi lo vedremo meglio dall'interno. Magari mi sbaglio, questa cosa sulla tre posti si percepiva molto meno, ma anche perché ovviamente era 65 cm più larga, quindi l'altezza si percepiva meno. Parliamo di materiali subito, ovviamente la tela è tutta poliestere, ovviamente poi abbiamo paleria in fibre di vetro. Non lo so, secondo me sulla paleria si può fare meglio, si può fare meglio. Ricordiamoci che questa tenda costa 50 euro, quindi non è che possiamo pretendere chissà cosa. Tra l'altro ha anche il sistema Fresh and Black, lo vedremo dopo. Comunque paleria solida sicuramente, solo che non lo so, secondo me Decathlon dovrebbe cercare di implementare un nuovo materiale per i bastoncini. Magari difficile, magari impossibile sostituire la resistenza, flessibilità, leggerezza della fibra di vetro, però non lo so, non mi dà troppa certezza, non lo so. Andiamo avanti. Comunque ragazzi, è una fissa, non preoccupatevi, la tenda è super solida, può resistere a venti fino a 40 km orari questa struttura, di conseguenza una tenda che si può utilizzare tra virgolette nella maggior parte, nella stragrande maggioranza delle escursioni. Ovviamente ragazzi, non andate ad impelagarvi in avventure veramente veramente troppo impossibili, perché ricordatevi che la tenda è garantita fino a 40 km orari, ma non tanto per la struttura, ma tanto per appunto i punti di giuntura, no? Anche soltanto l'anellino di plastica, se stressato troppo ovviamente può rompersi il gancetto, magari la tenda stessa, il telo della tenda può andarsi a rovinare. Comunque lo vedremo dopo, per comodità e per far entrare più luce, perché se metto questo, avendo il Fresh and Black, mettendo il guscio esterno, dentro non capiamo nulla, non vediamo niente. Quindi in questa situazione andiamo ad aprire la tenda e a vedere come è fatta all'interno. Vi parlo un attimo, anzi prima di entrare vi parlo dei picchetti, eccoli qua, classici picchetti, sono un po' corti ragazzi, ve lo dico, preparatevi, non sono picchetti lunghi, hanno sempre il diametro di 4 mm, però sono picchetti corti, non mi piace questo, avrei preferito dei picchetti leggermente più lunghi, almeno un paio di centimetri più lunghi, perché in questo modo non lo so, non sono contento di questi picchetti, avrei preferito appunto dei picchetti leggermente più lunghi come si possono trovare in negozio. Bene, detto questo andiamo all'interno della tenda. Ecco ragazzi come si presenta all'interno della nostra tenda, ve l'ho detto, rispecchia quello che si vede da fuori, in realtà dall'interno si percepisce meno, vi faccio vedere un po' anche io, aspettate che giro la telecamera, eccomi qua ragazzi miei. Allora, devo dire che dall'interno si percepisce meno questo senso di piccolo nelle parti, diciamo, finali della tenda, iniziale dove è la porta. Vado a mettere la testa, questo è lo spazio che rimane sopra la mia testa. Mi tolgo il cappello per farvelo vedere meglio. Eccolo qua, sono sdraiato, questo è il pezzo che rimane sopra la mia testa. Non male, l'altezza è di 2,10 m, quindi ottima anche per i più alti. L'unico problema che vi dico è che la larghezza, adesso mi metto al bordo della tenda, come se appunto fossimo in due a dormire in questa tenda. Bene ragazzi, adesso sono al filo della parete, ecco qua, questa è la parete della tenda e questo è lo spazio che rimane
di fianco a me. Devo dire che forse qui Decathlon poteva fare leggermente meglio, perché troviamo spazio per due persone con spalle larghe massimo 65 cm. Bene, ma veramente non benissimo, perché chi è alto appunto un paio di metri sicuramente presumo che, o comunque c'è la possibilità che abbia le spalle decisamente più larghe delle mie e che quindi in due faccia fatica a trovare posto qua dentro. Quindi questo un po' mi rammarica, secondo me qui Decathlon doveva fare leggermente meglio, perlomeno arrivare ad avere 70 cm per uno, quei 5 cm che però fanno veramente la differenza. Andiamo avanti, cosa troviamo in questa tenda? Giriamo la telecamera e troviamo sul tetto della tenda, comodo filo per andare ad appendere le nostre cose, questo mi piace, dovrebbe essere in tutte le tende. Troviamo il gancettino per andare ad attaccare la nostra lampada da tenda e troviamo poi sulla testa due tasche, una qui e una di qua. Questo è quello che troviamo all'interno della tenda. Poi quello che vi dicevo, ecco qua, queste ragazzi sono secondo me due finestrelle che apprezzo tantissimo, danno l'accesso all'esterno, eccolo qua, e mi piace davvero davvero tantissimo questa cosa. La trovo veramente una genialata per andare, sicuramente sono due prese d'aria, ti danno la possibilità eventualmente anche sicuramente di andare a riporre qualcosa qui, dopo lo scopriremo meglio una volta finita di montare questa tenda. Ovviamente ragazzi all'interno, come ci dice il manuale, non si possono accendere fuochi, quindi mi raccomando non fate cavolate, non accendete fuochi qua dentro perché è veramente pericoloso. E comunque la tenda ci dà una visuale ampissima dell'esterno, guardate qui ovviamente non riusciamo a vedere, però andiamo a chiuderci dentro la tenda così capiamo anche meglio, guardate un po' che figo, cioè in questo modo guardate quanto riusciamo a vedere dell'esterno, tantissimo ragazzi, abbiamo una vista praticamente a 360 gradi che ci oscura sulla testa in questo modo, anche così ragazzi, cioè se sto qui sento il calore del sole che scalda, mentre se sto sdraiato e sto così già in questo modo non sento l'irraggiamento solare, quindi davvero davvero ottimo anche il tessuto come è stato scelto di essere disposto, ottimo. Adesso riusciamo e poi finiamo di montare la tenda. Un'ultima cosa che non vi ho detto, come paleria abbiamo anche questo archetto superiore, eccolo qua, che va a tenere serrata la tenda in larghezza, quindi non abbiamo poi un altro gancetto che va ad attaccarsi qua, ma abbiamo quello che è una genialata perché va comunque ad allargare la tenda sulla testa ed è veramente una piccola grande intuizione. Adesso andiamo a mettere il telo sulla tenda e poi vi parlo anche di Fresh and Black e quant'altro. 3, 2, 1. Bene ragazzi, ecco la nostra tenda finalmente montata. Permane questa sensazione di altezza incredibile della tenda, che però come abbiamo visto dall'interno ti dà la possibilità di stare tranquillamente seduto, quindi non è decisamente un problema, anzi è un plus. L'unica cosa, come avevo detto prima, che questa altezza ovviamente va ad essere un problema quando c'è vento, come vi ho detto, vento massimo 40 km orari, quindi forza 5 se non sbaglio. Un risultato, quello del vento, che può sembrare, uno dice vabbè 40 km orari sono tanti, non succede, beh insomma ragazzi, in montagna è molto facile raggiungere anche 50-60 km orari di vento, soprattutto vi faccio un esempio, sul Monte Vettore molto spesso è facile trovare raffiche anche a 80 km orari se non di più, quindi non pensate che possa essere impossibile trovare raffiche di vento così pronunciate in montagna. Andiamo a vedere subito questa tenda, una cosa fondamentale, le prese d'aria, che ragazzi sono veramente veramente fondamentali. Troviamo due prese d'aria innanzitutto in alto, come potete vedere eccole qua. Questo tessuto, essendo
molto stretto, una maglia molto stretta con questo sistema del Fresh and Black per andare a limitare i raggi solari. Ovviamente ragazzi c'è bisogno di tanta ventilazione per non far formare la condensa all'interno. Troviamo allora prese d'aria di là due, di qua altre due prese d'aria, e troviamo ovviamente una presa d'aria fondamentale, quella delle finestrelle. Ragazzi, come vi avevo detto, vediamo se riesco a farvela vedere, quelle due che abbiamo aperto all'interno prima le troviamo ambo le parti e sono davvero davvero fondamentali. Ci sono anche i tiranti, ragazzi, ovviamente non li ho messi perché non voglio sporcare questa tenda, dato che ovviamente la venderò, perché ne ho già tante, quindi se siete interessati poi ascoltate il finale del video. Andiamo ad aprirla per vedere anche questo fantomatico Fresh and Black, e soprattutto andiamo a vedere l'abside, se ci riesco a mettere due zaini. Andiamo a vedere, lo apriamo. Beh ragazzi, decisamente no, decisamente no, non ci stanno due zaini, ve lo dico già adesso. Facciamo una controprova, mi siedo qua e vado a chiudere l'abside, vediamo un po' se sparisco al buio, vediamo. Ho la luminosità automatica, ragazzi, nella macchinetta, quindi leggermente dovremmo riuscire a vederci comunque. Andiamo a chiudere tenda. Ecco la tenda, ragazzi, adesso è chiusa. E no, però ragazzi, non ci stanno decisamente due zaini, un abside veramente piccolo, veramente un abside piccolo, quindi non buono, non un risultato buono. Qui dovrebbero strutturare qualcosa di differente, anche perché comunque questa tenda è un ibrido fra una tenda da campeggio e una tenda da trekking, quindi di conseguenza dove me li metto gli zaini in caso di pioggia? Beh, un problema non da poco, devo per forza tirarmeli all'interno della tenda. Ecco ragazzi, quello che vi dicevo prima, le due prese d'aria che vado ad aprire in questo modo. C'è molta ventilazione, quindi questo ottimo. Troviamo due prese d'aria laterali, una a destra, una a sinistra. Troviamo poi le due prese d'aria sul tetto, eccole là, che ragazzi, ve lo ridico, la reazione della tenda è fondamentale. Non venitemi a dire che avete freddo, che volete pensare, cioè che pensate che la tenda sia debba essere ermetica, perché se una tenda fosse completamente ermetica sarebbe un problema devastante. Mi faccio vedere, perché anche soltanto poi il vostro respiro andrebbe a creare condensa, quindi acqua, quindi ghiaccio all'interno della vostra tenda, e sarebbe davvero davvero molto molto pericoloso. Quindi fidatevi di me, è importante che ci sia reazione, cercate sempre reazione anche in pieno inverno, perché se non passa l'aria, ragazzi, è veramente un enorme problema. Quanto pesa questa baracca? Questa baracca pesa esattamente 3 kg, non male, perché è una tenda, ragazzi, che costa 50 euro. Non ci scordiamo che questa tenda è una tenda d'approccio ovviamente al trekking, ma non solo, anche alle camminate. Non solo, vi dico, perché conosco come il ragazzo che ha fatto la Via degli Dei con me in 2 giorni, lui che ha girato l'Italia, ragazzi, ha fatto la Via Francigena dalla Valle d'Aosta alla Puglia. Vi dico, ragazzi, che si è portato la MH100, quindi non è il costo, è il saper utilizzare un prodotto. Questa tenda va benissimo per andarci a fare le prime notti in un trekking, va bene anche per chi è già più esperto, non è davvero un problema utilizzare questa tenda, non c'entra nulla il costo, è soltanto questione di saperla utilizzare nel modo corretto. Come vi ho detto, venta a 40 km orari, se dalle previsioni mi dà, guardate dall'esterno il buio totale dell'interno della tenda, questo Fresh and Black è davvero una grande figata. Comunque, se c'è scritto che il vento è 40 km orari, non posso farci un'uscita dove saprò che troverò un tempo madornale con un vento da 50 km orari, sarei uno scemo. Oppure, in primabilità di questa tenda abbiamo 2400 mm per il pavimento e 2000 per il telesterno. Se so che vado a prendere 10 giorni d'acqua, non utilizzerò 10 giorni d'acqua questa tenda, che comunque è molto impermeabile per una notte, per un acquazzone, ragazzi,
vi tiene all'asciutto, magari avendo un tessuto a 2000 mm può darsi che si formi la condensa dentro, può succedere, però state tranquilli che vi manterrà all'asciutto e che vi terrà soprattutto al sicuro. Ovviamente se viene una pioggia torrenziale, come vi ho detto, la condensa dentro la farà comunque, perché ci sarà tantissima umidità all'esterno, soprattutto se magari farà un po' freddo, saremo un po' in un clima invernale. Non possiamo, una cosa fondamentale è che non possiamo pretendere che questa tenda o che le tende anche in generale siano delle case. Dobbiamo capire ed essere coscienti appunto che il costo, che comunque materiali che ovviamente sono volti ad essere economici, non possiamo girarci intorno, ma che comunque dietro c'è un'azienda che è leader anche nel settore, non possiamo dirci quello che ci pare, ci sono tantissime aziende che producono tende, ma se fate qualunque cammino, se andate in qualunque montagna, sfido veramente chiunque a dirmi che non ha mai visto in un suo cammino una tenda Decathlon, cioè è impossibile, o qualunque componente attrezzatura. Quindi ragazzi, dobbiamo anche fidarci del marchio e dobbiamo anche leggere attentamente quello che è, quali sono le specifiche tecniche di queste tende. Vado a dirvi l'ultima cosa, cioè a chi è rivolta questa tenda, e soprattutto anche un'ultima cosa che è molto fondamentale. Questa tenda è rivolta a chi appunto inizia con il mondo del trekking, a chi è anche un po' più esperto ma che vuole una seconda tenda, magari che ha una MT, una MT500, una MT900, che vuole una tenda diciamo un pochino più da battaglia, ma come vi ho detto è perfetta anche per chi inizia, anche perché ogni componente di questa tenda è separabile, quindi possiamo con il nostro compagno d'avventura andarci a separare tutti i pesi della tenda in tranquillità. Magari uno si porta doppio tetto e non lo so, magari il pavimento, cioè la capsula, l'altro si porta i bastoncini e i picchetti, cioè possiamo andarci poi ad assemblare due zaini che ci permettono di portarci dietro questa tenda in due, separando appunto, dividendoci i pesi, che è una furbata ed è una cosa fondamentale. Ragazzi, fatelo, è molto intelligente, fidatevi di me. Ultimissimissima cosa, non utilizzate all'interno materassini che siano più alti di 8 cm, quindi mi raccomando, fondamentale che siano più bassi di 8 cm, e vi sconsiglio ampiamente i materassi quelli alti, gonfiabili, che ci sono anche a Decathlon. Ve li sconsiglio perché uno sono larghi 70 cm e due non ci vanno. Magari se siete da soli e lo tenete al centro per fare un campeggio, magari in un campeggio, allora vi dico di sì. Non portatevi quelle robe in montagna perché è inguardabile. Materassini autogonfianti, larghi massimo 2,65 cm e soprattutto alti meno di 8 cm. L'ultima cosa che vi dico su questa tenda è che ovviamente ragazzi io non la terrò, è in vendita, quindi se volete acquistarla il prezzo non è quello di vendita ovviamente del Decathlon, perché comunque l'ho montata leggermente, l'ho sporcata perché è in terra, quindi comunque non, il prezzo non sarà quello. Se volete acquistare questa tenda che non è usata ragazzi, è soltanto stata montata per girarci questo video, la trovate sul mio canale Telegram, quindi iscrivetevi al canale che lo trovate sotto in descrizione. Bene, da me e dalla, ve la faccio rivedere un'ultima volta, MH100 a due posti, Fresh and Black, è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Tom Search, ciao!